Cari amici, benvenuti a questo video molto particolare, molto a sé stante, perché, come avrete intuito anche dal titolo, si tratta di una componente sempre più caratterizzante di molti giochi moderni, ovvero appunto l'editing del proprio personaggio. In questo caso quindi affronteremo una sorta di tutorial, una sorta di clear makeup dei personaggi videoludici, in questo caso per fare il personaggio masculo, più masculo ed alla moda che si possa pretendere attualmente. Come editor utilizzeremo Sunset Overdrive, quindi ovviamente non potrà che esserci anche una declinazione lolla per quanto riguarda le possibilità. Quindi oltre a ricreare il nostro personaggio, vedremo quali sono le altre possibilità lolle che con cui ti suggestiona il titolo. Perché sì, il resto del gioco lo analizzeremo con un prossimo video di gameplay opinionistico. Qui andiamo ad approfondire uno degli aspetti appunto più lolli sicuramente del gioco, che è appunto la caratterizzazione dei personaggi, che subito si appunto caratterizza in maniera univoca questo titolo. E ora subito andiamo a vedere quali sono le possibili scelte. Come vediamo, possiamo scegliere ovviamente l'uomo medio, il big forzuto, la tipa e la tipa minutina. Ma la tipa da guardare qui nel mezzo è particolare, possiamo infatti definirla la culona dalle fattezze, però effettivamente culona, però se vediamo è anche quella che se preferite una taglia di seno maggiore dovrete scegliere, ma ovviamente noi stiamo andando a cercare il nostro tipo fenotipo mascolo e quindi andiamo a cercare. Niente, scartiamo ovviamente tutte le razze un po' troppo colorate sul negro e andiamo a abbassarci le nostre tipologie. Qui abbiamo abbastanza facce poco sveglie, qui direi abbastanza da saltare, qui andiamo sul lenticchia, lasciamo stare, direi che non c'è molta scelta e non vogliamo delle espressioni stupide, sperando che poi potremo modificarlo dopo, scegliamo qua. Bene, andiamo un po' a vedere, la capigliatura, ecco, qui uno potrebbe subito soffermarsi a queste cose banali, ma perché soffermarsi alle cose banali? No, andiamo a cercare un po' delle robe tipo qua, treccia, ecco, come vediamo, queste cose un po' fantasiose, perché ovviamente vanno tutte insieme. Emo, no, non si può, no, questa ragazzi, questa farebbe fetish a gogo, ma ricordiamo, siamo nel tipo maschio, questo è invece un serial killer, questo è il cantante di Green Day quando stava male, questo è, attenzione, il bananone, Pompadour, ah, ragazzi, qui, no, lasciamo stare, questo è troppo modern, però il Pompadour mi ha gasato, questo non si capisce bene che stile è, il rasatone, che poi cos'è, il rasatone a metà, dai, ma non si può vedere, cugini di campagna, torniamo a vedere i cugini di campagna, questo è troppo bene, sembra il personaggio di GTA, lasciamo stare, questo sembra quello dei tre comici, questo è molto checca, questa è molto checa con l'altro uscito di prigione che gli fa il colaccione, e questo invece il bananone moderno, quello che fa molto protagonista di giochi moderni, ma non possiamo ovviamente scegliere, troppo banale. Devo dire che no, qua il Pompadour, poi col rasato dietro, assolutamente il Pompadour vince su tutti. Oh, no, questo sì, no, questo niente, treccia niente, Pompadour, non c'è storia. Il personaggio mascolo nel 2015 è Pompadour. Andiamo a scegliere il colore, attenzione perché c'è la base, ecco, rosso, sì, vabbè, ci manca la Cadillac praticamente. E poi siamo a posto, questo fa troppo interista, sicuramente. Tiffany, no, qui, no, troppo punk, viola, no. Direi di rimanere sul Pompadour nero e, visto che c'è la sfumatura, appunto andiamo a vedere, vabbè, sì, appunto, qui è Elvis, qui fa troppo il fighetto col ciuffetto bianco, che vuoi fare il fighetto, lascia stare. No, attenzione, no, vabbè, se abbiamo il verde fluo, ragazzi, non si può scappare, guarda che sta, la linea col verde fluo, il mustaccio, no, vabbè, c'è il barbone, bello, finalmente un barbone, addirittura ci sarebbe febbre dell'oro. Vabbè, no, però ci sta il barbone normale, direi che è meglio che non febbre dell'oro, perché insomma siamo maschi, non siamo troppo ancora
sgarruppati. Attenzione, guardate che pandan, miracoloso, miracoloso, ragazzi. Direi che quasi quasi mi viene voglia di andare domani, farmi crescere tutto e andare domani. Bene, come vedete, poi adesso inizierà il gioco, ma noi salteremo la fase introduttivissima del gioco, che vedremo poi magari un'altra fase di gameplay, come dicevo. Tra l'altro, sottolineando questa cosa lollona stessa nella dichiarazione di mettere il filtro antivolgarità da togliere in questa cosa qui, sicuramente il bambino andrà. Sì, sicuramente chiedo a Babbo di togliermi il filtro antivolgarità. E dicevamo, torniamo all'altra parte, perché ovviamente, a parte la componente diciamo di capigliatura, ci sta anche l'abbigliamento. Abbigliamento, dicevamo, 17 giorni dopo, e tra l'altro, come vediamo, anche si sbloccano, si allunga l'enlargement penis con lo sblocco dei achievements. E ancora, ancora sblocchiamo achievements su achievements, ma andiamo, appunto, come dicevamo, a modificare. Dopo aver modificato tutte queste componenti che abbiamo visto prima, cioè tatuaggi. Ah, tatuaggi in questo senso per l'occhio, il trucco. No, vabbè, troppo checcone, il trucco pesante. Potrei fare il pancone. Oddio, la troia, no, la troia no. Il pancone, però, no, no, fa troppo quello che vuol fare l'alternativa. Andiamo sul classico, andiamo sul classico. Niente, niente trucco per adesso. Le robe che ci possiamo mettere, no, la sapere. Ecco, perfetto, siamo noi. Praticamente, adesso non gli ho chiesto solo, con questi siamo noi. Ci fosse il verde fluo saremmo a cavallo, ma ovviamente è chiedere troppo. Con questo però mi fa troppo clown. No, no, no. Questo è il nostro. Praticamente avete la versione masculo Viper Fritz in Sunset Overdrive. I capellini mi coprono il pompadour, quindi direi lasciamo stare. E la maglietta, questa bisogna cambiarla. No, no, questa lasciamo stare. Ecco, mentre la camata dello sburrone. Questo invece è per chi deve nascondere il proprio petto adiposo. Quindi, no, 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 niente, niente, lasciamo stare. Canotta normale. Dicevamo magliette. No, canotta. Ma dai, ecco, quando il gioco lollo esagera, tutti scelgono poi quelle per far vedere che sono extra lolli, come anche queste case qui. Le cose da mega forza, ecco pure la cosa da tettina, da bagashi, ecco, no, no, fermi tu. Andiamo altre robe, no. Questa qui è la tenuta del mascolo, cioè figo, moda, però come vedete è anche ricercato allo stesso tempo, non troppo perfetto. Attenzione però alla polo, se mi trovo la polo fluo, ecco, no, non c'è niente, niente polo fluo, quindi maglioncino ordinato, ma con stile. Roba sopra, a meno che non abbiamo abbinamenti particolari, direi comunque di no. Ordinato, ma con stile, no, no, questa roba vecchia. Guardate che perfezione. Il guanto, anche qui, se ci fossero abbinamenti di colore, vabbè, mettiamoci questa, anche se non è proprio, però è sempre un po' sul fuoco. Ci sta. Niente tatuaggi, pantaloni, andiamo a vedere. Già questi non sarebbe male, eh. La biancheria, vabbè, con le solite lollatone, la gente che andrà in giro per il gioco così con con le mutandine rosa, ma lasciamo stare, quasi nudo, vabbè. Poi pantaloni, ecco appunto, niente, cioè, ecco tutti che andranno in giro col gonnellino per fare i fichi, col jeans da fare i truzzoni. Ecco chi vuol fare il pancone disadattato con i vari. Leggings. I leggings da bello figo, figurati. Figurati se non troverò centinaia di gente che vanno in giro. Questo è troppo vecchio, anni 90. Direi che si deve tornare per forza sull'eleganza, ragazzi miei. No, bianco è troppo Miami. Quindi andiamo sull'eleganza, proprio classico stile. Pulito ma non troppo. Le scarpe serratura. Oddio, le cose da. The MILF, no, ecco, i sandali. Però qui c'è il verde fluo. Qua se ci fosse qualcosa, ma sicuramente niente, niente colori, tutti schifosi. Andiamo a rivedere un attimo le scarpe Niente, che ci sia un colore decente mai qui. Sa che tocca andare per forza su. Scartiamo questa, scartiamo quelle da MILF. Bisogna andare.
niente da fare sugli sandali. È l'unica roba che si vagamente abbina decentemente. Quindi direi che abbiamo fatto, adesso completo ce ne sono tutto il resto, il nostro, abbiamo creato il nostro personaggio masculo per Sunset Overdrive, masculo alla moda 2015. Per tutto il resto del gioco, come dicevo, affronteremo successivamente con un video che analizzerà le varie componenti, per chi le conosce e per chi ancora non le conosce. E per ora direi che vi saluto, spero di essere stato esaustivo. Se volete rispondere con un video per far mostrare il vostro, con altri tutorial o questi, i vostri Clio Makeup per creare il personaggio mascolo a vostro modo, mandate pure, rispondete con dei video oppure anche con dei link qui nei commenti. Alla prossima!